Pomeriggio ci troviamo qui nel comune di Santoreste, iniziamo la nostra visita di fronte a questa proprietà. Siamo qui con il proprietario e iniziamo praticamente a descrivere, diciamo, oltre che l'abitazione, la tenuta dove ci troviamo, perché parlavamo comunque di oltre 3 ettari di terreno, giusto? Sì, sono 2 ettari, 22.000 metri e oltre di seminativo e 1 ettaro di bosco nel Che cui praticamente, cioè, si dislocano dalla parte superiore. Quindi da dove c'è l'ingresso poi dall'ingresso della privato? proprietà, esatto, o fino giù al Scendendo per questa bosco. strada fino giù al bosco. Da qui possiamo. Esatto, da qui c'è il bosco che confina poi con decine di ettari di altro bosco, è tutta zona protezione faunistica e venatoria, qui non è Perfetto. possibile venire a caccia. Gran parte seminativo, vedevamo, È insomma, c'è una seminativo, parte di esatto. bosco comunque sottostante. Nel bosco insiste una fontanile con acqua, con una fonte d'acqua potabile. Perfetto. E qui dicevamo c'è anche una parte di vigneto comunque nella parte di Sì, c'è sotto. un 150 piante di vite di Barbera, monovitigno di Barbera e una trentina di alberi da frutta là Completamente sotto. recintato, vedo comunque il terreno. È comunque tutto recintato. Dei vari punti d'acqua, insomma, che mi diceva Sì, esserci comunque sul ci terreno. sono svariati punti d'acqua che escono dall'interno. Avviciniamoci invece sulla casa. Lo Qui sul piazzale, come può vedere, c'è spazio per l'impianto il parcheggio. Ah, fotovoltaico. ok, perfetto. E questi L'impianto sono i pannelli. fotovoltaico, che è un impianto Beghelli, che produce 4.300 kW annui. Perfetto, quindi sono sufficienti per il fabbisogno Sì, c'è un di contratto consumo. di scambio sul posto che chi eventualmente acquista diventa produttore di energia Di elettrica energia, e perfetto. c'è il contributo Di che anno è GSE. l'abitazione? Quando l'ha costruita? 2002. 2002, quindi mi parlava di una costruzione fatta Ex novo. ex novo e in una formula praticamente quasi innovativa, nel senso che oltre sotto la struttura portante in muratura, sopra è stata fatta comunque completamente in legno. E comunque l'obiettivo di questa costruzione è quella della ecocompatibilità, nel senso che è costruita senza materiali tossici. Quindi praticamente la parte inferiore in pietra è fatta con sabbia e cemento e pietra, come un vecchio muro romano, Certo. o a faccia vista sia interna che Facciamo un esterna. giretto intanto nel frattempo che Certo. parliamo. E la parte superiore poi chiaramente invece è fatta in tronchi di legno o da 20 centimetri che sono coibentati al loro interno con del feltro, del telo di feltro, sughero e poi etichettato interno. Praticamente anche dal punto di vista del risparmio energetico, ma anche della salubrità comunque della casa, è un prodotto È un sicuramente prodotto valido, diverso, sì. diverso. È una classe C come prodotto energetico. Certo. Le case adesso vanno da A a F, no? Sì, Questa è una assolutamente. classe C. Qui c'è un porticato abbastanza grande, che Sì, è profondo praticamente 3 metri, abbraccia. da 3 a 4 metri come profondità. E chiaramente è lo sfogo dell'abitazione Chiaro. al piano terra. In fondo vedo C'è un. un Perfetto. forno a legna e un barbecue, punto per cuocere. E qui invece c'è un pozzo. C'è un pozzo, sì, che non è un pozzo artesiano, ma è bensì l'affaccio di una cisterna che raccoglie l'acqua piovana e sono 100.000 litri di raccolta di acqua piovana che vengono raccolti appunto dai tetti. Certo. Allora, qui praticamente il panorama è tutta la vallata che da Rignano Flaminio, Sì, giusto? da Rignano Flaminio Porta verso fino, Fiano comunque nella diciamo parte. che tutta quell'orizzonte che si vede, quelle colline là sopra, sono praticamente la Flaminia che cammina. Ok, quindi è Quindi un'esposizione diciamo andiamo anche verso. sud-ovest, insomma, tanto per Come intenderci. posizione di esposizione è sud-ovest, tanto che i pannelli sono completamente a sud e la Perfetto. casa invece è leggermente spostata, vedete, sud-ovest. Ok, allora facciamo un giretto qui esterno, poi entriamo dentro il piano terra così completiamo la visita. Questo è il giardino con tutto il muro di sostegno sotto, qui si vede pure la recinzione qui sulla destra che scende del terreno. E qui inquadriamo chiaramente vari alberi ornamentali che ci sono. Sì.
tra la casa e il muro di spinta c'è una legnaia. Ci giriamo intorno, infatti. Qui c'è un locale tecnico ad uso ripostiglio. Molto profondo e praticamente tutta l'intercapedine che distacca dalla parete, comunque dal muro da, dal muro di spinta. Perfetto. Vediamo da qui la visita per entrare al piano terra. E qui praticamente notiamo tutta questa ampia zona giorno con la pietra a faccia vista, trattata chiaramente per evitare insomma che possa spolverare. E qui nota particolare sul pavimento che mi diceva essere comunque fatto a mano. Sì, sì, è un accotto fatto a mano qui da una fabbrica che sta qui a Civita Castellana, la Surena. Infatti si vede l'irregolarità comunque dei mattoni, tipici comunque. Questo è un camino. Vediamo una panoramica ampia su questo salottino anche che è stato ricreato qui all'angolo. Un angolo TV. E poi invece qui dopo questo arco c'è la cucina con la porta finestra sempre sul portico dove abbiamo visto poi il barbecue esterno e il piccolo forno. Qui il solaio è fatto in legno anche. Sì, i solai sono tutti di legno. Sotto c'è un vespaio di 50 cm che chiaramente isola e ventila tutta la parte. Perfetto. Questa è la porta che accede poi ai locali tecnici che abbiamo visto nella parte precedente, la rampa di scala invece che accede al primo piano, nella zona notte. Vuoi far vedere il bagno? Solo il bagno, sì. Non disturbiamo perché nella camera da letto matrimoniale c'è la signora che riposa e qui invece troviamo il bagno. Questo è il primo piano dove c'è questo studiolo con la faccia da vista esterna. Chiaramente la struttura qui sopra, come si può notare, è completamente in legno, dalla pavimentazione alle rifiniture interne alla struttura portante qui bentata. Chiaramente questa è un'altra camera, le passiamo in sequenza, sono 5 camere. Riscaldamento, lo possiamo notare. Qui c'è un bagno con chiaramente un antibagno iniziale e qui le ultime due. Questa la lasciamo chiusa per non disturbare, la ritorniamo invece indietro.